Bene trovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com appuntamento numero 28 con la nostra diretta del mercoledì dai, dai salotti di casa o da qualunque altro luogo eh, siamo tornati in formazione tipo con eh, Martina Poletti e Leonardo Piscuola, ciao ragazzi Ciao a tutti, buonasera Ciao a tutti, ben ritrovati eh, Ben ritrovati a voi ragazzi eh, do una notiz notizia cioè un'informazione di servizio Uh, YouTube Live è, è momentaneamente fuori uso a quanto pare ho visto una notifica prima. E quindi stasera siamo esclusivamente in diretta su Facebook. Uh, magari il video lo proviamo a caricare su YouTube come formato differita. Poi sarà in differita, ovviamente anche in formato audio su Spotify. Andiamo avanti da qui. Uh, allora, uh, cari Leonardo e Martina, siamo eh, alla vigilia della 36esima giornata no? 37, 38, sì, 36esima giornata. Eh, la SPAL nell'ultimo turno ha eh, vinto 3-0 contro il Gubbio facendo tre passi avanti notevoli eh, verso l'obiettivo della salvezza, eh, che indicazioni abbiamo tratto dalla domenica. Non dico di festa, ma di buon umore. È stata vissuta al Paolo Mazza con tanto di squadra che canta sotto la curva. La prima indicazione che io credo di poter prendere da questa domenica è il fatto che forse dovrei smettere di andare allo stadio perché non c'ero. Molto bene. <ride> e quindi un 3-0 io non mi ricordo di averlo visto in tempi recenti, quindi forse è il caso che io. Prendo questa decisione altre volte. Se abbiamo capito qual è il problema della SPAL, esatto. per lo perlomeno in casa, Secondo ci si chiedeva come mai la SPAL in casa fa così e invece in trasferta fa così. Eccola qua, Inve eccola qua, Invece è la Poli. E... Ma ehm, per quanto riguarda le indicazioni, direi che la Spalli ha fatto, ha fatto qualche passo in avanti verso l'obiettivo di, di minima stagionale, quindi. Diciamo, io voglia di fare il, il pullman scoperto per, per le via del centro per una, un risultato del genere non ne ho, ho quest'anno. Perché. ho sia no, la... no, no, però... sognato anche lontanamente. Ecco, no, eh, chiaramente la mia è esagerazione del pullman scoperto, però diciamo che sì, ha fatto. È stata una bella partita, possiamo dire, bella partita. Ehm... Abbastanza per il risultato i primi 20 minuti la SPAL ha rischiato di prenderne anche diversi e alla fine in qualche modo si è trovata in vantaggio quindi buon così non, non facciamo gli schizzinosi quest'anno prendiamoci tre gol in casa visto che è una una pietra preziosa nel deserto e andiamo avanti e quindi, ecco, biciclette scoperte sì, per, per andare a casa dopo lo stadio, però per organizzare la bicicletta di finestra fine fine sì, la bene. bike night invece no, che no, ho visto a... prima un volantino della, di un raduno di Grazielle a maggio si <ride> <ride> potrebbe fare tutti i giocatori della Spalla in Graziella eh, sì, a, al poggetto per ringraziare di di essere riusciti a salvarci eh, ritirare l'abbonamento alla non pollice poli, eh. <ride> Pu può e... essere una soluzione a proposito di, di 3 a 0 in casa, cose che non si vedevano da molto tempo, vi segnalo un dato statistico che mi è saltato all'occhio e che eh, riguarda appunto il rendimento casalingo perché. Quando manca una sola partita alla fine di questa stagione... Quando già... manca la Polly, di no. stessi per dire non ho, Basta, non, ho non ho compilato <ride> la statistica sul su presenza e assenza della Polli, eh, La lascio Le a Giacomo, Lucchi, che è appassionato, esatto. appassionato dell'argomento, di, di, di cosa succede in funzione di eventi che apparentemente non hanno alcuna rilevanza con la partita. ma eh, Dicevo, manca solo una partita per chiudere la stagione in casa, quella col Pineto che è in programma tra eh, praticamente due settimane. E in ogni caso, comunque finisca quella partita. La Spal si accinge a eh, chiudere la sua migliore annata al Paolo Mazza dal 2021 a questa parte perché. Nella stagione 20-21 in Serie B, per capirci l'ultima dei Colombari quanto sono state brutte. Ah beh, le, le ultime due sessioni, eh, sicuramente. Beh, Leo, nelle ultime due stagioni, media punti in casa, uno spaccato: 1, 0, 5 e 1. Siamo con, eh, con rispettivamente 7-8 sconfitte casalinghe e appena 4 vittorie in entrambi i casi. Quest'anno le vittorie in casa sono state 6, le sconfitte solo 5, proprio come nel 2021 e la media punti è 1.38 per ora, che può essere alzata eh, battendo il pineto. Quindi eh, segnali, quantomeno, non voglio dire di ritorno alla normalità, cioè di una squadra che in casa riesce a, a fare il minimo, diciamo, sindacale eh, che dovrebbe fare, però sicuramente un dato incoraggiante rispetto agli ultimi due anni che sono stati drammatici. Mi ricordo, parlavo con un, un amico eh, di, di, del record. Di sconfitte casalinghe negli ultimi tre anni, e lui mi diceva: Guarda, che ce l'ha la Spal. In realtà, non, no, ma ci andava vicina. Era sicuramente nella top five delle, delle squadre più battute in casa. Tornare, secondo me, ad avere un fattore campo al Paolo Mazza in giornate anche come quella che abbiamo visto domenica con 7000 persone, eh, può essere un primo passo per provare a costruire qualcosa nel futuro. Ah, sì, non, non oserei dire come si usa nel caso del vino che questa sia un'ottima annata, però ci no. siamo dai, È eh, diciamo meglio, comunque... meglio di quello che a cui ci eravamo abituati negli anni Sì, sì, 40. esatto, cioè, comunque ne hai vinte due in più rispetto all'anno scorso. Penso che Romano. Sì, capito, ma sei anche eh... in serie C, però, invece che in serie B. Quindi non fatemi essere: ho capito Leo, discorso, <ride> ma lascia stare, lascia <ride> discorso. La categoria, io ti sto dicendo. Che, vabbè, in Serie A l'ultimo anno hai vinto due in casa per la cronaca, ma ehm, al di là di quella, la Serie C, dico solo che mh, migliorare il proprio rendimento casalingo può essere la prima pietra da mettere per eh, anche, anche ricostruire un certo tipo di clima con il pubblico che insomma è, è sempre è, importante. c'è anche in effetti è un dato che è stato riportato tra l'altro anche nel, nelle nostre pagine social dello Spallino di una curva tendenzialmente sta cercando di crescere un pochino rispetto anche al periodo invernale in termini di presenza quindi dai Beh, sì. eh, domenica comunque c'era una bella giornata c'era già insomma esatto eh, esatto ci sono tutti gli elementi però mh, direi che eh, io onestamente a parte eh, due o tre partite insomma quelle di chiara contestazione contro tacopina o comunque eh, episodi diciamo eh, quest'anno io il, se c'è una cosa bella dell'andare alla SPAL non è certo vedere la squadra giocare negli ultimi anni ma è il clima che c'è allo stadio perché tutto sommato eh, è, un, è, è divertente ecco Cioè, se tralasciamo quello che succede nei 45 minuti eh, prima e dopo l'intervallo è qualcosa di divertente quindi secondo me la SPAL intesa come Istituzione, Come dire, es sì, esatto, può contare sul suo pubblico, l'ha sempre potuto fare, la, la, la gente alla spalle eh, ci è sempre andata e quindi continuerà probabilmente ad andarci l'anno prossimo. Eh, difficilmente, no, quando mentava Morla che eh, i 4.000 abbonamenti saranno un po' difficili. 4.005. 4.500 saranno un po' difficili da fare. Un po' difficile, eh, però... Cioè, um, come scalare l'Everest? Eh, scalare l'Everest, però comunque il, è indubbio il fatto che ci sia un sacco di gente che comunque alla spalla ci va nonostante la categoria. 7.000 persone in una partita, eh, insomma, di, di bassa serie C, per quanto importante per il mantenimento della categoria, per me, insomma, è qualcosa di estremamente incommiabile. No, no, ma è, è chiaro che, che si tratta di, di un'indicazione... Che deve far riflettere anche Tacopina eh, rispetto a quello che è anche il suo rapporto col tifo organizzato, che a mio giudizio, ormai è compromesso in maniera quasi irrimediabile. Eh, ma forse anche cambiare un po' registro quando ne parla potrebbe aiutare a, a creare un clima più disteso, ecco, invece, mi pare che anche lui abbia voluto accettare ma questa contrapposizione. Visto eh, che avete tirato fuori l'argomento, c'era un commento da parte di Mauro. Che, diceva, che chiedeva se secondo noi sono servite positivamente le parole di Tacopina. L'ho visto. Eh, prima di affrontare questo argomento, vedo che Davide chiede YouTube, Barbara dice che non è arrivata notifica. Allora, sulle notifiche non so cosa dirvi, perché non ho idea di come funzionino, cioè non, non dipendono da noi. E, mh, su YouTube, come ho detto all'inizio diretta, Uh, C'è un problema su, su, proprio sulla piattaforma di YouTube che non permette di, di trasmettere live, e quindi purtroppo non, no, non so che farci. L'Orla come messaggio che passa sotto, così se qualcuno si collega più eh, tardi, beh. evitiamo di ripeterlo ogni 2x3 e lo Adesso sanno, anche, compare anche nella registrata. E... Eh, quindi il potere delle parole di Tacco è stato motivazionale, lo faccio dire a Leo mentre io scrivo questo. Eh, guarda, che sei proprio eh, un, un furbetto. Eh, allora, onestamente, cioè, se vogliamo vederla da un punto di vista tacco possiamo dire che, sì, secondo lui probabilmente questo è. Sento dei grandi rumori. Sì, è eh, catastrofe. Che si muove per ah, cose che <ride> eh, forse lui può pensare che insomma, sì, in qualche modo abbia dato una scossa. Io penso, quello ho detto anche nell'altra diretta: che eh, ormai tutti sono in grado di poter fare la Tara a il Taccopina presidente al Taccopina personaggio e dare un peso alle sue parole è ovvio che sentire quello che è il tuo capo, il tuo presidente che ti dice guarda, oggi ci sei domani mh, probabilmente no, eh, non è sicuramente una motivazione d'altro canto non credo che neanche i giocatori quando sono, insomma, sono entrati in campo hanno pensato a Taccopina come dire oddio dobbiamo assolutamente fare gol perché la mia Taccopina ci caccia, cioè devono erano esortati a fare meglio di quello che stavano facendo mh, con o senza Tacopina, perché era questo che tutti gli hanno chiesto, mi sembra che anche la Curva abbia incontrato la squadra, nella persona di Antenucci se non sbaglio, e chiedendo, eh, rinnovando comunque la fiducia, come poi è, stata, è stato fatto anche comunque con un comunicato, e, e questa squadra deve, doveva, Dare qualcosa indietro alla città in termini di prestazione, attaccamento, e anche finalmente risultati che, che sono arrivati. Quindi, sinceramente, che Taccopina eh, abbia, abbia avuto un effetto così importante sul risultato, io non ci credo, cioè, o meglio, io non credo che sia stato un fattore così no, importante. Ne, 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 ne ne sono sono, sono d'accordo con te, anzi, avevo molto. Timore, quando ho visto male dichiarazioni, che questa cosa in realtà potesse andare a peggiorare ulteriormente la situazione. Ma molto, eh... molto lieta che così non sia stato, però, evidentemente delle parole così forti, così aggressive. Oh, me... eh, allora, scusate, Daniele pone il problema in un commento. Posto che in, in, nelle varie conferenze di Carlo è stato chiesto, no? Uno dirà, mm. ma in conferenza lui non verrà mai a dirti la verità. Io poi non frequento Di Carlo fuori, fuori dall'ambito lavorativo, quindi non lo so. Mm. Dico una cosa: sicuramente l'uscita del presidente è stata considerata un po' scomposta. Eh, anche da alcuni giocatori da, da quelli che hanno deciso di prestarvi attenzione poi perché alcuni veramente se ne sono sbattuti totalmente, nel senso che eh, mi è capitato di parlarne con uno, no, non farò nomi per, giusto per riservatezza, che ha un momento in cui, come dire, abbiamo parlato della cosa, ha scrollato le spalle come per dire ma sì, vabbè, è lui eh, lo sappiamo <sussurra> è, è pazienza <sussurra> però eh, mettiamo anche che qualcuno si sia incazzato non mi pare necessariamente un male, perché quando ti incazzi eh, con il tuo capo e vuoi dimostrargli che si sbaglia, puoi tirar fuori qualcosa in più. Adesso lo dico così per, per mi fantasticare sui vari scenari, però sicuramente eh, non ha prodotto un effetto depressivo, questo lo possiamo dire perché tanti hanno ipotizzato che la squadra sarebbe stata distrutta psicologicamente dalle parole di Tacopina, non mi, era, non mi è mai sembrata una squadra distrutta psicologicamente, né in allenamento né in partita. E questo è, che è poi quello che dicevamo mercoledì, Leo, cioè, e che è un poco dimora. fa, cioè, mh, hanno un peso specifico che secondo me... È, mh, è, 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 ha un, un valore più per l'opinione pubblica che per sì. chi, chi va in campo. Chi va era, un per, era un messaggio per noi, era un messaggio per tutti quelli che erano fuori, perché, come abbiamo detto anche mercoledì scorso, io voglio pensare che Tacopina, essendo il presidente di quella squadra lì, non di un'altra squadra di calcio. Eh, abbia strumenti ben più efficaci per farsi sentire eh, al suo interno si vuole ottenere un certo tipo di risultato e non quello di insomma scrivere quattro messaggi per, per farsi pubblicare quindi eh, io non la vedo così tra l'altro eh, onestamente eh, anche parlando insomma con chi alla spalzi si lavora sia nella conferenza stampa pre partita sia nella conferenza stampa post partita eh, di Carlo mi è sembrato assolutamente eh, adeguato al, eh, alla gestione di questo di quest episodio che, che ha visto coinvolto Tacopina, della serie, non è che di, non ha né eh, drammatizzato eh, da, da un lato, cioè non ne ha fatto un problema, dicendo ah sì, da ora Tacopina questo ci ha fatto, dall'altro, insomma... Sono cose che nel calcio possono succedere. Quante ma uscite sì, abbiamo ma... visto di presidenti che sbroccano oppure dicono cose? Insomma, detto infatti... anche la diretta scorsa. Insomma. Anche lo ma stesso infatti... Mattioli che viene beatificato, eh, insomma, anche lui ha fatto delle uscite. Ne, ne, ha, dette, ne ha dette, ne ha dette assai. E, ma il punto è che poi Di Carlo eh, non, non, è, non è uno sprovveduto, Farlo. nel senso che eh, in carriera comunque. Ha giocato eh, anche per squadre importanti. Eh, ha avuto presidenti eh, problematici Bintanici. anche quando eh, ha fatto l'allenatore. Infatti, il messaggio che mi è sembrato mandare di Carlo sia in pre che in post è: State tranquilli, che tanto io so. Come, come si naviga in queste situazioni so cosa bisogna dire cosa bis non bisogna dire non sono, non sono uno impreparato ho fatto la serie A, la serie B, la serie C so eh sì, infatti, cosa, mi è piaciuto, cosa è da dire. Mi è piaciuto. <ride> infatti, infatti secondo me mh, al di là di quella che è stata la sua uh, come dire la, la sua strategia comunicativa la pubblicità pubblica secondo me se l'ha giocata anche bene e delle sì, segrete stanze meglio. di Via Copina. Sì, lui è sicuramente quello che ne è uscito meglio. C'è Dario che dice che a suo, insomma, a sua, la sua opinione è che, che le parole del presidente debbano avere un peso, ma secondo me in questo caso poi, eh, Orla, tu sei la persona più esperta qui dentro in termini di comunicazione. Le comunicazioni di Tacopina non, non sempre sono rivolte solamente alla, alla squadra, ma molto spesso si... Cerca quasi di, 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 di intraprendere un dialogo con la parte, di, cioè con il pubblico che lo contesta. Quindi, in questo caso, dargli contro poteva essere un tentativo di, 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 di strizzare l'occhio anche a quella parte insomma, di pubblico lì. Mi viene da dire. Secondo me, secondo me, l'ho detto mercoledì scorso, era, era, era uno sfogo che ovviamente, messo fuori pubblicamente, poteva avere anche uno scopo, e, e lo scopo poteva essere appunto non dico portare dalla sua parte i contestatori, ma far vedere che, che lui... Sì, no, no, dei cioè, tifosi... nel senso, facendo vedere che la sua rabbia era genuina, come Sì, sì Esatto, de, de, che, che, tifosi, che, lui, certo. che lui al pari dei tifosi comunque eh, soffre, sì, soffre nel senso prova frustrazione, prova rabbia per una squadra che ipoteticamente a, a, aveva tutto per arrivare, dico almeno decima, almeno, eh. Cioè, non dico fare i playoff da terzi in classifica, ma almeno decima, e invece arranca ed è lì al quindicesimo posto e deve sperare insomma, di, di non fare dei guai per, per conservare la categoria. Mm. Uh, mi, mi trovo d'accordo con, con, con Edo Braiatti, che lunedì sera era ospite di Sovrani, e lui ha detto: l'obiettivo minimo che si poteva concedere a questa squadra era davvero di arrivare decimi. Mm, perché, sì, ovviamente in situazioni di emergenza l'obiettivo minimo è conservare la categoria. Però, considerate le premesse della stagione, i giocatori presi, i soldi spesi, tutto quanto, le aspettative pensare, le parole delle sì, fatte, che, no, sì, che, sì, che si potesse almeno, almeno arrivare a decimi, arrivare a decimi voleva dire penso fare 6-7 punti in più, non esatto. fare 20 punti in più. Ecco, eh, è chiaro che beh, poi stagione... c'è un commento che mi fa troppo ridere di cioè? Simon che dice: Tacopina prova Rabbi. <ride> Beh, quando non vede Rabbit, non è un bene credo... o male, ma ci ho pensato anch'io mentre, mentre Orland lo, lo diceva. Invece, uh... Rabbit, che tra l'altro gli è stato attribuito un gol un da, da, dallo speaker, dallo stato... speaker e, nonostante quando mio, Giringhelli, poveretto, aveva fatto, poveretto il, fatto primo, però. il primo gol. Eh... La vicenda di Gringhelli, tra l'altro, volevo dire questa cazzata perché è da oggi pomeriggio che ci penso, eh, mi, mi ha ricordato un episodio, giusto così per strammatizzare, perché dai, insomma, da copina abbiamo già parlato, cosa dobbiamo dire ancora. Gringhelli eh, di ha fatto il suo primo gol da quando è alla spalla, no? abbiamo, abbiamo constatato questa cosa, e tra l'altro mm. l'ha fatto sotto la curva. E. Sarà sfigato uno che fa un gol sotto la curva vabbè, era il 3-0. Però insomma è comunque un bel. Ha fatto un gol sotto la curva e una aprete di campionato. Che lo speaker gli dice il nome di un altra. Quante volte sarà successo che viene sbagliato bisogna... il nome bisogna... Della... Bisogna... del marcatino. Bisogna... Però bisogna riconoscere Leo. Che c'era che... un casino. Eh... Sì. No, che noi della tribuna stampa nemmeno avevamo capito. Eh, no, no, ma io voglio... Cioè, voglio raccontare la comicità di questa cosa. E mi ha ricordato. Eh, un episodio che, eh, che mi ha raccontato Mauro Malaguti del resto del Carlino: tra l'altro, qualora ci cioè, stesse guardando, ci sta guardando, se può commentare dicendo, aggiungendo qualche dettaglio, perché io non, non me lo ricordo perfettamente. però, in una partita stampa contro eh, dirigenti spalle del tempo, ovviamente, eh, Mauro giocò quella partita e segnò un gol sotto la Ovest, ovviamente, stadio vuoto. Ma l'arbitro la, eh, del tempo, che era ovviamente qualcuno di amatoriale, insomma non era certo qualcuno tesserato, gli ha annullato il gol per fuorigioco. <ride> 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 e, e Mauro me lo diceva quindi a distanza di non so 15-20 anni non so quanti ne sono passati da quella partita avevo l'idea che ne sia passato anche qualcuno in più con quella punta di amarezza della serie cazzo faccio un gol uno sotto, <ride> sotto la OV <ovest>, al massimo, <ride> e trannullano rischiare fuori gioco tra l'altro quindi questa cosa mi ha mi ha ricordato molto Mauro. Parla, in, del... in effetti adesso però ho messo in evidenza il commento di Barbara che dice sarà stato ma anche più sfigato Rabbi che aveva l'occasione più netta di segnare la fregata a cioè, Si vede che a è venuto parte. il dubbio che l'avrebbe sbagliata. <ride> <ride> allora aspetta, 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 no? <ride> aspetta che per essere sicuri ci vado io su quel pallone che non si sa mai. Visti le ultime, le ultime di Rabbi... Magari era lecito avere un dubbio, e infatti Andrea dice: 'Rabbia, non si neanche con le mani. Come si fa a sbagliare nome, dai, no? Beh, ma io non lo so da dove, da dove lo speaker Va bene, yeah, dai, è un male. errore. No, sì, dai, errore. Ma, no ma infatti no. nessuno vuole dare addosso allo speaker. Ma più che altro dico, non so se lui era su dove ci sono i gabbiotti in tribuna blu o, o se era da un in un altro settore, diciamo così, della tribuna però noi in tribuna stampa ci siamo guardati tutti e abbiamo detto ma chi ha fatto gol? perché in curva penso sia stato facile capirlo ma da, da, dalla tribuna, diciamo dalla metà in poi mh, non era ben chiaro tanto che, tanto che quando lo speaker ha detto Rabbi, io mi sono girato verso Leo Enrico e Riccardo e ho detto ve l'avevo detto che Rabbi faceva gol perché ve l'avevo detto nel primo tempo e, e nessuno ha voluto prendere la mia scommessa e, allora <ride> Prima uno qualcuno commentava: intanto saluto Andrea. Eh, Stefano dice: cioè, vinciamo una partita ogni sei mesi, vabbè, non è vero, e stiamo a parlare di tacopina? Mm, no, vabbè, ne parliamo perché. No, comunque, ma abbiamo già finito di parlare di tacopina. No, no, ma dico, la settimana cliente scorsa cliente se ne è lungamente parlato, lui. Eh, e questo aveva. Poteva avere un. un, un qualche tipo di risvolto sulla partita, la domenica, che tra l'altro arriva, torna di nuovo a in teoria. Dovrebbe arrivare in questi giorni, dovrebbe vedere la partita. La prossima partita, che, che chiediamo, dovrebbe... a, chiediamo a Luca Pozzoni se ci sta seguendo, di darci conferma. E, e se vuole dirci anche come è andato il primo giorno di prevendita per Chiavari, prendiamo tutto. E allora, eh, però su tutti i siti davano gol di Giringali tranne che sul nostro cartello. Sì, Elisa, non so come, come, come siano andate le cose lì, non, non ci siamo prodigati di, di fare una ricostruzione perché non ci sembrava così rilevante, però davvero io, io personalmente non, non avevo capito. Ho visto due giocatori venire via da lì e non. Non avrei messo un euro su, su Ghiringhelli. Comunque, eh, dicevo, mh, volevo fare un collegamento tra ciò che si diceva, Tacopina o Tacopina di Carlo, che gestisce bene, gestisce bene la situazione, prendendo in mano un commento uh, di Paolo, dice la prima cazzata che farà Tacopina per la prossima stagione sarà cacciare di Carlo. Oh, ecco. Eh, perché la, 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 la salvezza in realtà è ancora da, da certificare. Cioè, non è che stia, possiamo stare qui a parlare di futuro quando... Certezze sulla categoria ancora non ce ne sono. Certo, la SPAL si è posizionata in maniera come dire adeguata per queste tre partite, però bisogna, bisogna farli i punti, mai, mai darli per scontati. Um, certo è che eh, comunque, già mh, da qualche giorno l'opinione pubblica dibatte, seppure a bassa intensità su questo tema. Ovviamente, c'è una certa, non dico fretta ma voglia di cominciare a guardare oltre questo campionato non certo entusiasmante e immaginare come, come ci si organizzerà in futuro. E non credo sia, non credo sia eh, fuori luogo mh, chiedersi già da ora se Di Carlo può fare parte del prossimo progetto tecnico oppure no. Dipende da queste tre partite, non dipende da queste tre partite, il suo destino è già segnato, mh, cosa, cosa si può dire a riguardo? Vai, Polly, dopo no, no, puoi andare te, ti faccio andare avanti stavolta. Eh, no, allora io allora, fermo restando che siccome è una risposta uh, vera, univoca, corretta a questa domanda, ad oggi non può esistere per tanti motivi. Uno perché la stagione non è ancora finita, due perché uh, non sappiamo che cosa passi nella testa di Tacopina a 360 gradi quindi insomma mancano veramente eh, tanti tanti pezzi nella, nel puzzle che, che sarà quello dell'anno prossimo eh, io onestamente, onestamente sono diviso in due nel senso che una parte eh, di me pensa che eh, dopo un'annata così sfigata così insomma che ne sono capitate di ogni eh, possa essere una buona idea ripartire con un nuovo gruppo, senza scorie, come quando c'è cioè una retrocessione, che insomma eh, chi rimane comunque un po' di quella retrocessione se la porta comunque dentro, e questo l'abbiamo visto purtroppo troppe volte. E... Dall'altro canto però eh, abbiamo visto come anche la non continuità di un progetto tecnico eh, possa portare grossi problemi, quindi se si vuole... Quella famosa programmazione che in questa spallo onestamente, non sembra, dal punto di vista tecnico e sportivo non sembra vedersi, perché ogni anno si, si gira la ruota e si riparte con gente nuova, eh, considerando l'entusiasmo che Di Carlo comunque ha sempre dimostrato, sia nel Di Carlo 1 che nel Di Carlo 2 e anche nelle ultime dichiarazioni, eh, potrebbe anche avere senso continuare con eh, un allenatore che ha già conosciuto come dire, l'ambiente che già conosce gran parte dei giocatori, che per quanto uno voglia buttare tutti nel battume a fine eh, di questa stagione, comunque questi giocatori sono legati a dei contratti. Quindi eh, no, non sarà possibile buttare via tutti, tra virgolette. Quindi potrebbe essere una scelta intelligente tenere di Carlo. Se dovessi scommettere un euro di Orla e un altro euro della Polli, su cosa farà Tacopina, io credo che Tacopina manderà via di Carlo e comincerà con un nuovo, una nuova struttura, sicuramente, anzi sicuramente, probabilmente con un nuovo direttore sportivo che a sua volta porterà un nuovo allenatore. Non... Adesso è difficile dire quale sarà la scelta migliore, ma credo che nessuno lo possa eh, lo possa sapere. Io non so voi cosa ne pensate, tu Orla, che cosa ne pensi? Ma prima di sentire Orla, in realtà ci sono un po' di commenti che eh, vorrei leggere. Da, a partire da quello di Stefano che dice che secondo lui se si riparte da zero è, è sempre un terno all'otto. E mi sento di agganciarmi anche molto a questo, nel senso che comunque tu l'hai detto nel, rappresentando il tuo secondo scenario. Mh, alla fine sono stati due anni in cui è sempre stata fatta la prima... La prima cosa, cioè cambiare tutto, buttare via tutto, eccetera. Che non è andata sempre bene. Oh. E non è andata bene, quindi vuoi mai che sia l'anno in cui magari si prova a dare un po' di continuità sia all'allenatore, ma anche a quei giocatori che hanno dimostrato di, di, di poter dare qualcosa in più? Mm, vedo che comunque l'opinione è abbastanza. Mm, Focalizzata anche su, proprio su, sulla figura di Di Carlo nel senso che comunque c'è anche Davide che dice: eh, Che si manca, eh, sì. sì, poi c'è chi dice preferirei tenere Di Carlo piuttosto che Fusco. Quindi, vabbè, c'è una differenza sostanziale tra Di Carlo e Fusco che è quella del contratto perché Fusco esatto, è un altro anno. Mm. Esatto. Poi po cioè, posso dire una roba a anche a beneficio di Fusco senza che io sia un suo amico o niente. ma se la storia di Fusco ci dice qualcosa, è che non è uno figlio di un contratto, nel senso esatto. che non è uno che dice, ah, io ho il contratto mi tieni qua, o se no, sto un anno a casa che mi paghi lo stipendio, nel senso che Fusco, mh, cioè, se si guarda un po' la sua traiettoria, la sua carriera, ver veramente non, non, non si aggancia a queste cose. Nel senso, che se, se ritiene di, di, di non avere più niente da dare, e, e magari ta e dice. Anche, secondo me, non hanno più pianti da dare, una stretta di mano, e quell'anno di contratto viene, non dico abbuonato, ma Vabbè, quindi, secondo te se si da, trova una soluzione, è Fusco. Io io, 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 per cre io credo che Fusco abbia, abbia onestamente poche speranze di essere confermato. Perché è stata una stagione costellata da tanti errori. È chiaro che quando uno sbaglia, lo fa in buona fede, mica lo fa perché vuole no, per passare certo. per fesso per sabotare qualcosa, qualcuno. Però è evidente che, che degli errori di valutazione hanno, hanno inciso enormemente su una stagione, che è stata anche sfortunata per via di eventi fuori dal controllo di, di, delle persone. Però mh, non, cre, non credo che Joe, dopo una stagione così, voglia dare ancora carta bianca a Fusco. Su di Carlo io capisco questa diciamo questo conflitto interiore perché per, ma perché ce l'ho anch'io in realtà eh, perché io credo che di carlo sicuramente abbia entusiasmo sicuramente sia felice di essere a ferrara alla spal consideri questo club eh, un club che nonostante le sue come dire disfunzionalità eh, ha un, un enorme potenziale un'enorme eh, carica eh, e non credo gli dispiacerebbe eh, ripartire da, dalla base costruita quest'anno, uno dirà ma cosa hai costruito? Ti sei salvato per rotto della cuffia, vero, però io credo che di Carlo in quest'anno abbia capito alcune cose sì. su Ferrara, sulla Spal, sul suo proprietario, sulla gente che lavora alla Spal, sul pubblico della Spal. Eh, ripeto, il suo entusiasmo è genuino, cioè vede, vede veramente la Spal come... Eh, come mh, No, non un trampolino, un'opportunità perché... un sì, un per, per, per fare ancora una volta qualcosa di importante in carriera perché non è, non è un pirla di Carlo, tutt'altro. E ho motivo di credere che gli errori fatti eh, all'inizio stagione e nel corso della stagione eh, siano stati compresi da Di Carlo. E quindi, nel momento in cui Tacopina prende un direttore sportivo nuovo gli dice. Uh, Siediti al tavolo con Di Carlo Cerca di capire uh, co Cosa si può fare Che idea Perché poi è esattamente quello che successe Con Lupo e Venturato eh. Quando Tacopina decise di eh, Separarsi da Zamun e Tarantino Prese Lupo Con largo, largo anticipo E gli chiese Di capire se Venturato era l'uomo giusto Per continuare la situazione qui è un po' diversa perché Venturato all'epoca aveva un altro anno in contratto, di Carlo non ce l'ha. Però, mh, se, cioè, se io fossi nei panni da copina e guardassi ai fatti, io direi, va bene, eh, di Carlo nel momento in cui è tornato ha dimostrato di prendere una situazione eh, critica e di... Molto critica. Molto critica e di portare la nave in porto nonostante qualche mh, sbandamento qua e là va da sé che poi ci sono due fattori da tenere in conto chi si occuperà dell'area tecnica e quali saranno gli allenatori diciamo liberi e disponibili nel corso dell'estate perché se ne trovi qualcuno eh, che ti entusiasma di più allora si può fare la scelta esotica diciamo così uh, però mh, diciamo che se, se devo ragionare da tifoso a me piacerebbe che dentro la Spal ragionassero Diciamo sui pro e i contro, ci ragionassero, ci ragionassero. Mi auguro che, che lo faremo. No, ci ragionassero, eh, ci ragionassero nel niente, senso, in, in profondità, ecco, senza, senza abbandonarsi all'istinto, cosa che mm. Tacopina tende a fare un po' esatto. troppo frequentemente. Comunque, cioè, eh, diciamo che. Credo che fioccano commenti. Comunque. Eh, sì, esatto. Io sarei pronto sarei pronto per concludere il ragionamento ad accogliere entrambe le, uh, le opzioni comunque con uh, interesse cioè, con, con entusiasmo diciamo così perché comunque a me personalmente di carlo piace a livello dal punto di vista umano dal punto di vista uh, dell'allenatore quest'anno non c'è che non ci ha regalato grandi soddisfazioni perché comunque anche l'ultima la penultima partita quella di Ancona è stato un qualcosa di orripilante da guardare, cioè veramente siamo guardati, ma cosa siamo venuti qua a fare, a vedere? Cioè una roba veramente indegna. Eh, quindi sicuramente eh, non è Guardiola, ma è anche vero che siamo in serie C, quindi di Guardiola ne ho visti ben pochi, anzi non ci sono. Quindi eh, vedremo cosa succederà, forse dovremmo temere il temperamento di Tacopina che io continuo a pensare che non potrebbe non essere disposto a tenere chi, gli autori, i fotore di questa stagione così insomma, spiegata. E se arrivassi in playoff che non ci arriviamo perché adesso siamo a meno 7, quindi <ride> mancano 9 punti. No, non parliamo di playoff, per favore. Basta, perché è... No, 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 Ave, ma avevamo no, ma... vietato la... la, la... Ci, sono allora, avevo... commenti, ci sono diversi commenti, ci sono diversi commenti. Allora, ci sono diversi commenti, prenderei che... come primo il commento di mia mamma che dice ciao, ciao mamma. Ciao, eh, Ciao. poi ve vedo che in realtà um, anche Andrea dice che comunque eh, di Carlo ha dimostrato intelligenza, flessibilità e capacità di reagire che sinceramente sono doti, cioè sono qualità più che doti che un allenatore deve avere tu dici Leo che ti saresti entusiasta di entrambi gli scenari io, io potrei essere. Io, io sinceramente non so se sarei troppo entusiasta di una nuova rivoluzione totale di tutto. Sinceramente, perché l'abbiamo detto tante volte: cioè, una delle cose che è mancato tanto in questi anni è un minimo di continuità e, e anche di, 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 di logica cioè, di, cioè per, per creare le cose. Per cui. Non lo so, ma, non lo so. Eh, volevo recuperare un, un commento, eh, ce, ne, ce ne sono diversi in realtà. Eh, C'è anche chi, chi, chi ci chiede di De Rossi, ma vabbè, De Rossi è, è, è De Rossi è nel contesto dove dovrebbe stare, cioè è a casa sua, sa come funziona tutto. Eh, È stato un poi, incidente poi... di percorso per la SPAL e per De Rossi, l'esperienza eh, di De Rossi e la SPAL. Qualcuno che esatto, era esatto. fuori dal contesto. No, ma... eh... Quando, si parla, quando Beh, si parla di relazioni umane, eh, no, secondo me non si mette troppa eh, enfasi e importanza sulla necessità di incontrarsi al momento giusto. Eh, De Rossi e la SPAL si sono incontrati nel momento più sbagliato in assoluto tutto lì sì, tanto eh... che a noi ci è costato una retrocessione eh... Eh... E e so, a lui, lui non è costato di... niente perché di... si ah. chiama De Rossi quindi... e gode di credito eh, eh, esatto. eh, certo. quindi no ma scusa volevo tornare su un commento di carlo perché è un argomento interessante secondo voi quanto del merito di carlo duri si miglioramento della squadra e quanto in lui stesso non abbiamo il contropro ma con il primo corso giocava veramente male quindi conviene fargli restare per continuità e dargli una squadra logica sulla seconda parte del commento sono d'accordo carlo sulla prima parte mi sento di dire che e col seno di poi c'era chiaramente un, un, un problema col progetto tecnico, che era un progetto tecnico che aveva delle mancanze, eh, il famoso centravanti, eh, altri giocatori in altri ruoli, vabbè, ma eh, il centrocampista magari un po' più di quantità e, e di personalità, insomma. Vabbè. Ma al di là di quello, ricordiamoci che all'inizio stagione credo di poter dire che la squadra giocasse male, anche perché tanti, troppi giocatori sono arrivati in condizioni non adeguate. Eh, sono arrivati tardi, alcuni erano fuori dai rispettivi progetti tecnici. Faccio due nomi: Valentini Dalmonte, che guarda caso con il Di Carlo Bis, sono due colonne irrinunciabili. Quando, quando sono entrati in condizione e hanno cominciato a star bene, cosa eh, sbuffi, visto, Leonardo? No, eh, si è visto il loro peso Sbuffo. specifico. Cioè, mh... Sbuffo perché, comunque, ha, il Di Carlo 1 ha fatto degli errori. Ad esempio, il voler pensare a Antenucci come prima punta. Eh, facendolo giocare da sì, sì. forza e okay, alternative che altri, però eh, voglio dire: cioè, la squadra si presume che Fusco e di Carlo si siano parlati, quindi di Carlo il progetto tecnico adesso, Fusco non avrà fatto sicuramente un lavoro grezzo, ma comunque di Carlo ha in qualche modo avallato. Eh, poi è ovvio che non è che l'allenatore chiede a e gli viene preso a, però sicuramente le linee guida a livello macro vengono decise e di Carlo le prime 5 6 partite, 5 6 partite, se non vi ricordate male, ha collezionato quattro potenziali sconfitte di cui tre eh, fatte e finite e una che era in corso perché poi è stata fermata dal, dal diluvio universale. Quindi il Di Carlo 1 aveva delle idee che mh, fossero andate avanti, così avrebbero portato alla spalle eh, a Insomma, in malora diciamo così. <ride> Ho dovuto scardare le prime tre quattro, tre quattro. che avevo perché erano, non erano adeguate a un contesto così professionale come sport, eh, Però, quindi, allora, adesso... dice, Davide dice: Capisco la continuità se avessimo aspettato la promozione. La continuità è una stagione ignobile, ma non è, non è una questione di continuità perché si è contenti di ciò che si è visto. Secondo me la continuità. Sta negli elementi che puoi valorizzare di una stagione anche orribile come questa. Ci sono degli elementi che possono essere valorizzati e che collocati in un contesto meno problematico possono darti qualcosa in più? Questo secondo me è il quesito centrale sul quale si deve ragionare. Nessuno di noi sta facendo lo spot per la conferma di Di Carlo. Stiamo dibattendo no, di qualcosa di cui, di cui comunque i tifosi parlano perché ho visto tanti commenti, ho sentito tanta gente anche. Fuori ne, ne, diciamo, ne, ne, nella vita di tutti i giorni, chiedersi ma di Carlo cosa non fa, mai. resta, va via, va, chi prendono, chi non prendono. Nessuno di noi sa chi prendono, chi non prendono e, e va da sé che qualcuno prima scriveva: Ma il DS deve avere libertà di scelta, certo, il DS deve avere sempre libertà di scelta, ma sono anche di idea che se ta copina si, convin si convince ha un, il sospetto che di Carlo mh, possa valorizzare quel quel poco di, di positivo che è stato fatto, dirà al DS senti, prova a capire se Di Carlo ti piace per l'idea di squadra che hai oppure no, tutto lì eh, che DS ci sarebbe da ingaggiare Stefano, non ne ho la più pallida idea perché il mercato di è un mercato che tra l'altro si fa tra, tra fine aprile e fine maggio eh, lo stiamo vedendo anche adesso, non più tardi di due ore fa ho letto un articolo che riguarda Vagnati, che Grazie. potrebbe venire via da Torino, andare alla Sampdoria Que questo adesso inizia il mese e mezzo in cui i DS cominciano a, a guardare cosa, cosa è meglio per loro. Quindi se tanto mi da tanto, uh, se ta Tacopina vuole un DS nuovo, cosa che è lecito pensare, comincerà a guardarci o, o ha già cominciato a guardarci. Sì, per la Spalla anche l'anno scorso, eh. cioè, i vari candidati, se vi ricordate, che poi alla fine non sono arrivati. Eh qualcuno era già allo stadio le ultime partite della, della scorsa stagione della SPAL quindi Taccopina per quanto eh, abbia dimostrato di eh, capire di calcio fino a un certo punto eh, comunque lo sa che eh, queste figure chiave vanno individuate con anticipo poi il fatto che le scazzi oppure che, che ci prenda è un altro paio di maniche però le tempistiche sono queste io Orlan mi aspetto sinceramente fino chiaramente al termine del campionato quindi parliamo di un altro mese Ancora nessuna novità, anche perché c'è una stagione ancora in corso, anche se il risultato sportivo dovesse essere ottenuto eh, questa domenica oppure la, la prossima domenica in casa. Intanto buonanotte Polli. Eh, eh, è stanca, poverina, dai. Tra, vuoto, tra dieci minuti stacchiamo. Eh, eh, sì, dai. Come tetto, come detto Polli, come detto, di <ride> okay. Come tetto massimo. Comunque, insomma... Eh, io, io penso che fino al termine di questa stagione non verrà fuori niente non verrà identificato niente credo che però Tacopina si inizi già a muovere il fatto che lui sia a Ferrara già eh, con la prossima partita non credo che venga qui per mangiare i capellacci e, e basta insomma è vedersi l'ultima ultime partite sicuramente un po' di pianificazione strategica la dovrà fare Ammesso che voglia restare al comando della Spalla anche l'anno prossima, perché noi abbiamo per scontato un sacco di cose, però eh, tutto è ancora in estrema evoluzione. Vabbè, e a me non risulta che la Spalla sia in vendita, no? Cioè, no non ho detto in vendita, ho detto. Considerando Tacopina, io la mano sul fuoco, sulle sue scelte, non ce ma la No, beh, certo, è, è imprevedibile, ho capito. Cioè, però cioè, non, io no, non, non vedo all'orizzonte scossoni. Comunque, eh, vediamo cosa succede. Mm, allora, eh, Stefano dice, oh, Luderiani", ma Ludniani, io non vedo chi glielo faccia fare di venire via da Torino al settore giovanile dove sta facendo un bellissimo lavoro. Tra l'altro, il settore giovanile è una roba che si costruisce in tanti anni. Eh, non, non, non credo che Ruggero voglia uscire da, da, da un progetto come quello del Torino che sta crescendo, sta portando giocatori in prima squadra per venire a sporcarsi le mani in Serie C. Vabbè, vediamo, dai, insomma, comunque no, i direttori sportivi credo. ce ne sono avalanche, cioè nel senso ci si, si <ride> muove eh, con molta libertà, ecco, non è il mercato delle punte, delle ultime giorni di mercato, quindi per me questo è un non problema. Po, anche perché deciderà alla fine di no, no, sulla base di chi eh, gli starà più simpatico, ecco, quindi di chi lo convincerà di più, certo. Uh, allora uh, andiamo verso la fine perché abbiamo parlato quasi nulla di, di, di campo, Vabbè, ma voi direte: cosa sì, c'è da... da parlare di qualcosa? No, vabbè, c'è cioè questa trasferta, mm. eh, no, ma voglio solo passare velocemente sull'argomento poi permettiamo alla Spal di andare a dormire. Alla Spal, sì, alla Polly. <ride> no, alla, alla se no io capisco, no, 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 ragazzi, Ragazzi, stia, eh, stiamo, facciamo questa diretta da quattro eh, anni? Sì, quattro anni. Anche di questo... Più... No, quattro anni da, con okay. questa versione. Io, la poli, io e la Polly eh, l'abbiamo fatta per due anni. Eh, in versione da centro commerciale e, e prima ancora la facevamo da un altro locale. Quindi non voglio dire che sia quasi una decade che facciamo dirette. Questo per dire che insieme alle dirette siamo invecchiati anche noi e quindi e vale. eh, di, di questo passo. Dovremmo farla alle 8 non alle 9 per, per, per non sbadigliare. Perché Forse nel, nel, nel 2017 abbiamo fatto la nessuno prima Nessuno di diretta. noi c'è il fisico di Sovrani che fa dirette da 45 anni e sta in diretta fino alle 11 senza fare un singolo sbadiglio. Però sovrani fa le pubblicità in mezzo. E eh, cioè, cosa cioè, vuol dire? Non credo che faccia i power nap nei break pubblicitari. Cioè, no, no. Certo. Eh, magari un caffè, dai. <ride> Io non l'ho mai visto bere un, un caffè, sì, ragazzi, neanche no, un noi, bicchiere no, d'acqua no, no, durante le dirette. Cioè, io io mi devo presentare in diretta col bicchiere perché mi si secca la lingua. Lui esatto. fa due ore di diretta, così come. cioè, veramente un fuori classe. C'è poco da fare. Sì. Eh, con noi si invecchia meglio, dice ma, Max, ma io ho i miei dubbi. Comunque, eh, <ride> Sovrani e Lander l'ultimo immortale. No, eh, massimo rispetto per Sandro, veramente. Cioè. Eh, anche solo per. per, per perché è l'unico, veramente l'unico che fa tutte le trasferte. E no, volevo dire una cosa sulla la, la Spal in casa e la Spal in trasferta. Perché, allora, statisticamente parlando, la Spal ha fatto 25 punti in casa, 15 in trasferta. Quindi, fattore campo che, che è pesato quest'anno. Ma volevo, volevo mh, portare soprattutto Leo a, 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 a riflettere, a fare un commento rapido sull'enfasi che Di Carlo mette. Eh, sul ruolo delle partite casalinghe perché eh, anche, anche domenica dopo la partita ha detto eh, ci salviamo, ci salviamo con le partite in casa, l'aveva detto la settimana prima la ribadito domenica come quasi a dire, esiste una versione da casa, esiste, esiste una versione da trasferta quindi a, a, alla luce degli de, de ultimi risultati soprattutto di questa vittoria così bella, e larga eh, così, vedremo la spalla trasferta che va a giocare timorosa per il punticino o vedremo una Spal che, come dire, arrivata a 40, magari si convince che potrebbe essere anche il caso di, di arrivare a 43 sbrigativamente? Perché tanta gente ha commentato anche sullo spallino: Non aspettatevi niente da, da Intel, a Spal, perché è un pareggio già scritto. Io sono curioso di vedere se, se ci sarà un atteggiamento diverso. Io penso che se questa squadra ci ha insegnato qualcosa nel. In è che ci stagione, delude sempre. È, cosa? No, delude che... sempre? No. È che non dobbiamo aspettarci niente, nel senso, eh, non nel senso negativo, ma neanche nel senso positivo. Non credo che sia una squadra che in un campionato sia riuscita a trovare una propria fisionomia, non credo sia una squadra che abbia eh, la consapevolezza di, dei propri valori. E quindi io personalmente, lo dicevo anche al, all'hangar con insomma, le varie persone che ci sono venute a trovare così. Tra una birra e l'altra, in maniera informale. Eh, non è una squadra della quale io mi fido questa spalla. Quindi, sinceramente, vediamo che cosa fa. P credo che neanche Di Carlo. Eh, per quello che ha detto, anche in conferenza stampa, soprattutto post Ancona nella, nella, nel prepartita eh, dell'ultima gara e anche dopo, abbia un'aspettativa ben precisa. Perché lui stesso ha detto che eh, avevi. La squadra si era allenata bene e ha fatto tutt'altro. La squadra si era allenata così, così perché nel post partita. Tutti, tu ti sei divertito a tirare fuori questo argomento più e più volte? Io, sì, no. ma perché almeno così facciamo un po' di. insomma, ci divertiamo un po' in conferenza stampa. E... Quindi, io credo che nessuno sappia, eh, abbia un'aspettativa ben precisa su questa squadra e i risultati altalenanti in qualche modo ci... ce lo dimostrano. Quindi io insomma, spero che la Spal vinca o quantomeno non perda faccia un punto per poi la partita dopo in casa che è anche più bello se vogliamo eh, mettere il sigillo fare, met mettere il sigillo fermo restando che poi c'è un'altra partita ancora ad Olbia alla quale andremo e sinceramente l'unico obiettivo per quella partita è fare una giornata eh, in al Sardegna, mare, al mare eh, perché ah, se che... arriviamo lì veramente con ancora qualcosa da dirci per questo campionato? Mm, no, mm. no <ride> ma non è le... che, che, che io pago la trasferta a te e quell'altro non andate neanche alla partita, eh. cioè, non lasciamo questo punto. No, no, certo no noi alla partita ci andiamo, no. a ah, ha ecco, fatto no, tanto no, di ma eh, però voglio dire, io spero veramente di andare là così, cioè, a salutarci con di Carlo e fare un amichevole con l'Olbia che... Potrebbero eh, sì. essere entrambe le squadre già con dei due destini tracciati, speriamo. Ne approfitto, ne approfitto per dire che se gente gaudente come Leonardo Biscuola, ma non solo, va in trasferta, è perché abbiamo anche degli sponsor che sostengono lo Spallino e fanno sì che materialmente riusciamo a fare queste cose. Quindi eh, abbiamo anche un editore, non citiamo c quasi un, mai, però è certo, un editore che è di, che è di è dinamica e che ringraziamo. E Contabilità Smart, Angarbillerie. Spider Gas sono i tre sponsor che sostengono questa diretta e lo spallino in generale. E ne approfitto. Se l'anno volete? Scusami, ora, se l'anno prossimo qualcuno sì. vuole. Eh... Aggiungere il proprio marchio, qui, vedete che Orla è sempre in grossa difficoltà a mettere questi tre, questi tre icone degli sponsor, inizia, Orla, quando inizia a spostare tutte le tre, quindi anche se fossero sei per dire invece che tre, magari Orla potrebbe trovare una, una serenità migliore nel, nel poterli mettere senza scombinare niente. Però, insomma. Siamo, siamo sempre molto lieti di accogliere nuovi sponsor nella grande famiglia dello Spallino. Eh, allora, no, volevo dire pr prima di chiudere, che stanno per scadere i dieci minuti che avevo dato alla Polly, ma manca un minuto e dieci, e saremo da hangar Birrerie, forse se tutto va bene ci mettiamo d'accordo con Matteo, ciao Matteo, eh, prima, eh, prima di, spa di Olbia Spallino il 24, eh, quindi a due settimane. Comunque ci mettiamo d'accordo. Ci mettiamo d'accordo con, con Matteo. E bene, eh, quindi noi ci risentiamo tra una settimana, sempre dai divani, dai dai divani di casa o dai, o dai salotti. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Chi ci vuole guardare su YouTube, caricheremo indiferita su YouTube, perché stasera c'era un problema con YouTube Live e non si, se ne poteva fare nulla. Saremo anche su Spotify. Quindi, se ci volete trovare, ci trovate facilmente. Quindi, per oggi è tutto, e metteteci sponsor sotto ognuno, ognuno dei posto dei nomi e ci potremo anche farlo in effetti. E vabbè, per stavolta. Grazie. grazie per questo consiglio, è arrivato alla ventottesima diretta, grazie esatto. a tutti, davvero. alla prossima. Ciao a tutti, grazie.